Che oggi allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna. Il rischio è quello di frane, della rottura degli argini dei fiumi, del Reno e dei suoi affluenti. Allora andiamo a vedere come si sta aprendo questa giornata nei territori già colpiti dalla violenta ondata del 2 maggio scorso, che lo ricordiamo ha provocato anche due vittime. Buongiorno al prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, grazie per essere con noi questa mattina, prefetto. Sì, Allora, buongiorno anche a lei, buongiorno. Lei chiaramente ha il quadro Spero che mi completo della sentiate. situazione per il suo territorio, ci dica come è andata questa notte, come si apre la mattinata nella Ravennate. Guardi, temevamo molto questa notte, fortunatamente la perturbazione si è spostata verso nord, le precipitazioni si sono un po' affievolite, l'allarme idrometrico che temeva molto è stato scongiurato, quindi fortunatamente una buona notte. Ecco, andiamo sulle situazioni di maggior rischio, no? Lo dicevamo, i fiumi e il rischio frane. Sì, sento, noi abbiamo tutto il territorio collinare del Ravennate che è devastato, insomma, da Conselice a Casola Valsenio. Abbiamo avuto oltre 72 movimenti franosi. Poi tutta la zona di Faenza, Bagnacavallo, la stessa località di Boccaccini, appunto nella località di Bagnacavallo, è stata esondata e abbiamo avuto quattro rotture arginali importanti, il Lamone che appunto è esondato a Boncellino, poi abbiamo avuto a Faenza, tra la confluenza del Marzeno con Lamone, altre esondazioni, il Sillaro che appunto ha avuto rotture importanti e ha esondato nella località di Conselice. Quindi una situazione molto critica che stiamo monitorando con tutte le forze in campo. Ecco, prefetto, per quanto riguarda le scuole invece ci sono territori della regione, lei ovviamente ci parla del Ravennate, che resteranno chiuse No, in questa. oggi no, si è valutato ieri noi siamo, come lei sa, col centro coordinamento soccorsi in prefettura attivato già dal 2 maggio, quindi in collegamento continuo con i COC comunali, i centri operativi comunali. Ieri intorno alle 20 abbiamo fatto un punto di situazione, abbiamo deciso insieme ai sindaci che oggi le scuole apriranno regolarmente, quindi non ci sono problemi per le scuole. Bene, questo è un dato importante, soprattutto per i ragazzi e per le famiglie. Che Certo. indicazioni si sente di dare ai cittadini in Mi questa sento giornata? di dire oggi sarà un po' dalle condizioni meteo che abbiamo avuto dal centro ARPAE di Bologna, oggi è una giornata un po' di tregua, ma già da venerdì e il prossimo weekend la situazione ripeggiorerà di nuovo. Quindi massima allerta, noi siamo mobilitati con tutto il sistema di protezione civile regionale, provinciale e comunale, con i nostri vigili del fuoco in massima forza, con uomini e mezzi sui territori. Quello che mi sento dire ai cittadini, state attenti, non andate sugli argini, uscite solo se Certo. strettamente necessario, l'allarme non è affatto finito. Grazie al prefetto di Ravenna, Castrese.